diciamo secondo il nuovo modello, però, perché sì, ci sono altri ospedali che hanno ottenuto quella certificazione, però su vecchi modelli. Secondo il nuovo modello, diciamo, Federale di Sanità ACENAS, che è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, che è stato presentato a Roma nel Ministero della Salute il 13 marzo, secondo quel modello, naturalmente, Federale di Sanità ci ha guidato in questo tipo di percorso e ieri una società terza, la Bureau Veritas, ha naturalmente certificato questo tipo di percorso e quindi siamo certificati per la gestione del rischio clinico secondo questo modello, che è un primo step, perché già stiamo partendo naturalmente entro un anno per il secondo step. Quindi la valutazione che faremo a fine dell'anno per il mantenimento della certificazione, perché non è molto importante conseguire la certificazione e mantenerla, perché passato quella fase di entusiasmo, quella fase di interesse, quella fase di passione, poi comincia il comportamento solito, che di solito ci fa perdere i risultati conseguiti nella fase acuta del discorso. Quindi l'abbiamo conseguito, dobbiamo mantenerlo e dobbiamo passare al secondo step, che naturalmente è ancora più difficile. Il punto di riferimento è quello, avere un ospedale sicuro. Per chi? Per il paziente, prima ma anche per chi ci lavora. Sono stati valutati un po' tutti i parametri, cominciando pronto soccorso, sale operatorie, blocco parto, l'informatizzazione, le cartelle cliniche, le cartelle infermieristiche, quindi abbiamo fatto la cartella integrata che sarà informatizzata, dove nella stessa cartella ci sarà la parte medica e la parte infermieristica, i percorsi interni agli ospedali, la sicurezza dei percorsi, la tecnologia con il grado di valutazione mensile, trimestrale, a volte giornaliera per alcuni tipi di apparecchiature come il defibrillatore e così via. Quindi ci sarà il controllo dell'uomo naturalmente sul momento organizzativo. Abbiamo trovato un grosso entusiasmo. Quello che ha impressionato Stefano Merzopera, qual è stato? La partecipazione dal basso, la partecipazione degli infermieri, la partecipazione dei facilitatori, la partecipazione del personale dipendente e non, anche di quelli convenzionati come quelli che hanno fatto l'informatizzazione, come l'ingegneria clinica, come l'ufficio tecnico, è stata quasi una sfida di un'azienda che vuole portarsi a livello nazionale. È in assoluto la prima azienda italiana che è certificata per il nuovo modello, è una realtà che ci ha permesso di proporre questa scommessa alla direzione generale che l'ha accettata. Non è un approccio facilissimo, perché non stiamo parlando di una certificazione di un'unità operativa, ma tutte le unità operative, compresi i servizi di tutti l'ospedale, sono state sottoposte al controllo di 12 livelli diversi di processi. Quindi, lo diceva prima benissimo il direttore, stiamo parlando di cartella clinica, cartella infermieristica, diciamo tutta la documentazione, stiamo parlando di tutti i requisiti necessari a un blocco operatorio, a blocco parto, a tutte le terapie intensive, al pronto soccorso. Non è una passeggiata, vi garantisco che se oggi fotografassimo tutti gli ospedali d'Italia, non credo che ne troviamo molti che possono rispondere a questa, secondo me nessuno, perché bisogna prepararsi. È l'inizio di un modello italiano che permette la gestione del rischio dal basso, ma con un controllo costante, con degli indicatori costanti che ci permettono poi pian pianino di indirizzare al verificarsi i problemi che comunque si verificheranno sicuramente. Il rischio zero non esiste, tantomeno in sanità.